Da un po' di tempo stai pensando che i risultati della tua azienda, della tua impresa non ti bastano più e quindi hai deciso di scalare. Bene, in questo training ti suggerirò, ti svelerò, ti dirò i 5 errori madornali drammatici da non fare assolutamente quando appunto decidi di veder crescere, di voler far crescere, di voler scalare appunto l'attività che segui ogni giorno. Andiamoli subito a vedere. Ed eccoci qua, benvenuto in questo video training. Io sono Nicolò Corrente, ideatore e fondatore di Crescita Zen e del metodo Crescita Circolare. Aiuto professionisti e imprenditori a scalare, a far crescere e prosperare le loro attività senza però diventarne schiavi e puntando principalmente sul valore e sul potenziale delle persone prima che dei numeri. Andiamo dunque a vedere i 5 errori madornali da non fare assolutamente quando una mattina ti svegli e decidi di veder crescere, di voler vedere la tua azienda crescere, scalare, prosperare così come merita, ok? Allora, 5 errori. Primo, soldi, più soldi. Ho scritto più soldi. Che cosa vuol dire? Beh, la prima cosa che il business coach classico ti fa fare quando gli dici: guarda, io voglio far crescere l'azienda, vorrei scalare, vorrei posizionarmi meglio sul mercato, mettere più soldi negli investimenti, no? Gli investimenti nella produzione, nell'impianto produttivo, nell'apparato produttivo, se invece magari nella pubblicità, nel marketing, nei vari processi. Questa è la prima cosa, ti dico: beh, se per scalare la tua azienda devi mettere più soldi, devi investire di più. Sbagliato, assolutamente sbagliato, ok? Adesso poi piano piano ti dirò perché. Due, per scalare un'azienda, un'attività, soprattutto se è un'attività piccola, se è un'attività che è una startup nei primi 3-5 anni della sua vita, non è assolutamente necessario investire più soldi, investire di più, perché il segreto, la vera crescita sta nella produttività, nel far produrre, performare meglio quello che è già. Lo dicevo anche in un altro video dove ti parlo appunto di come far performare meglio il tuo team, e ciò equivale, è uguale appunto ad una crescita costante della tua attività. Non serve inserire nuovi investimenti in soldi appunto nel processo produttivo, come nel marketing, nella pubblicità, se vuoi far crescere la tua azienda. Assolutamente basta concentrarsi appunto sulla produttività del personale che hai già, e quindi più tempo. Stessa cosa per far crescere le vendite, devi dedicare 2 ore in più al giorno alla vendita, alle telefonate. Non è assolutamente vero, non serve, anche perché il tuo tempo è limitato, ovviamente, e quindi il tempo tuo e delle persone che lavorano con te è limitato. Non puoi pensare di far scalare un'azienda e continuare ad aggiungere ore straordinario. Lo straordinario non serve assolutamente se vai a lavorare sulle cose giuste. Anche qui stessa cosa come il punto 1, non serve assolutamente far crescere, anzi molto spesso è recente la notizia che negli Stati Uniti moltissime aziende hanno accorciato la settimana lavorativa da 5 a 4 giorni proprio perché si sono rese conto finalmente che il segreto della crescita non è nel tempo ma nella produttività, nel sfruttare al massimo quelle ore della giornata in cui il tuo corpo, il tuo cervello, la tua energia è messa al 100% a frutto dei compiti che devi svolgere. 3, più persone. La prima cosa che fanno le persone, che gli imprenditori che vogliono scalare, è assumere altre persone perché devono prendere più clienti. Questo è un processo un pochettino più delicato, più equilibrato. Certo, ovviamente che la tua attività, la tua impresa necessiterà di più personale, di più persone se vuoi scalare, ma il processo è graduale e fatto in un certo modo, perché mettere più persone vuol dire abbassare la marginalità che hai sui tuoi prodotti. È qualcosa che c'entra appunto con il cash flow, con l'economia aziendale. Quindi mi raccomando, devi essere padrone dei tuoi numeri sempre. Se tu hai 2 dipendenti, poco tempo fa lavoravo con una piccola attività
dedicata all'estetica, e ovviamente facevo ragionare proprio su questo. Stava per assumere un'altra persona perché gli era aumentata i clienti, aveva fatto diverse operazioni, avevamo fatto diverse operazioni di marketing che avevano fatto crescere appunto la richiesta e quindi il numero dei clienti che arrivano in studio nel centro estetico. E quindi la prima cosa che viene spontanea quando si vuole scalare, ok, metto una persona in più, ma quella persona non comporta soltanto uno stipendio in più, ma anche delle tasse, delle spese, dei consumi, tutto. Quindi devi essere padrone dei tuoi numeri e guardare bene le marginalità. Per scalare può non essere necessario aggiungere subito delle persone, anzi devi sapere il momento in cui assumere quella persona non ti farà abbassare drasticamente la tua marginalità, tanto che ti conveniva rimanere con meno clienti, avresti avuto un margine più ampio. Quindi mi raccomando, non concentrarti esclusivamente su questo. 4, ho messo un asterisco: aumentare i prezzi. Beh, questo è proprio l'errore classico che fanno le persone che vogliono scalare, ovvero aumento i prezzi. Non c'è niente di male nell'aumentare i prezzi, questa è una, specialmente quando lavoro con i professionisti nell'area business, nell'area marketing, è una delle prime cose sulle quali si lavora, ma l'aumento dei prezzi deve essere ponderato, calmierato, deve essere ragionato e affiancato ad un aumento del valore percepito, non solo, quindi un lavoro di brand positioning, di posizionamento dell'azienda, del prodotto, ma anche della proposta e anche della comunicazione che viene data, anche della percezione che dai sul mercato, e non solo, anche alla motivazione per cui un prezzo è aumentato. Okay? Molto spesso l'aumento dei prezzi determina un cambio del target clienti, del tuo customer avatar, e questo deve essere fatto con molto equilibrio, con molta calma, perché può portare a un picco di un calo brusco di vendite, magari, quindi di fatturato, e quindi l'azienda può andare in sofferenza. Questa cosa è molto delicata, certo è un obiettivo quello di aumentare i prezzi, io consiglio sempre di andare su, anche perché di alzare i prezzi considerando tutti i parametri che ci sono dentro, anche perché se tu vai su un pubblico alto spendente ci sono una serie di circostanze che migliorano decisamente l'esperienza della tua azienda, delle persone che lavorano con te. Lavorare con alto spendenti non è la stessa cosa che lavorare con gli opportunity seeker, con quella fascia di persone che io chiamo cacciatori di sconti o cacciatori di low price, prezzo basso o più del prezzo più basso in assoluto. Quindi scalare l'azienda vuol dire aumentare i prezzi? Ni, certo, anche, ma non soltanto quello. Ok, quinto errore da non fare assolutamente, ovvero è fare tutto da solo. Cosa significa questo? Beh, molto semplicemente, se sei un team leader, un professionista, un imprenditore e ha a che fare con altre persone, ricordati, mi raccomando, ricordati che quelle persone sono entrate nel tuo team, nella tua azienda, nella tua attività, hanno cominciato a lavorare sposando una certa filosofia aziendale, sposando una certa politica aziendale, ovvero magari la politica aziendale, la filosofia aziendale di una piccolissima azienda, di una micro azienda, di una micro attività, e questo comporta anche le relazioni con un certo tipo di clientela, la comunicazione che viene fatta all'esterno, il brand, il peso, la responsabilità. Un team leader che entra a lavorare con te ed ha 4 persone sotto a lavorare con lui, un team di 4 persone da gestire, se poi si ritrova nel giro di 6 mesi, 8 mesi, credimi che sono cose che sono accadute e accadono completamente, a dover gestire un team di 18 persone, 24 persone, beh, ovviamente i meccanismi della comunicazione, delle relazioni, dei conflitti, della leadership cambiano totalmente, e se tu non prepari quelle persone prima, ti troverai a gestire crisi quotidianamente. Quindi mi raccomando, se decidi di crescere, prepara le persone, forma le persone, dagli il mindset giusto perché si trovino pronte quando magari un insieme di elementi che metterai sul mercato ti permetteranno di cominciare a scalare. Quindi scalare piano piano, considerando i numeri, facendo crescere la base, facendo crescere il mindset,
delle persone che lavorano con te, anche il tuo mindset, guardando bene le marginalità, non facendo l'errore di sparare più 200% di investimento, perché magari soltanto lo puoi fare e quindi puoi mettere da 100 euro di pubblicità al giorno a 500 euro di pubblicità al giorno, che faranno quadruplicare, quintuplicare i contatti, ma questo vuol dire quintuplicare le email che arriveranno, la gestione delle telefonate, la gestione del numero dei clienti, clienti molto esigenti, che quindi cominciano a lamentarsi, che fanno recensioni negative, e quindi molto spesso la crescita incontrollata porta ad un calo, ad un abbassamento, un calo proprio sostanziale, importante, a volte anche drammatico, del valore del tuo brand. Quindi passi da piccola azienda che curava i dettagli a media azienda che invece si perde i clienti per strada e invece di crescere vai giù. Ok? Per questo video training è tutto, spero di esserti stato utile, ci vediamo al prossimo training, grazie da Nicolò, a presto, ciao!